Allora, buonasera, riprendiamo appunto questa diretta, torno dopo l'apertura con la virgola del direttore e torniamo appunto con Voci dello Spazio, Voci Radicali, questa sera in compagnia di Rosa Quasibene. Rosa Quasibene, che vedete collegata, è Buonasera a segretaria tutti. dell'associazione, buonasera Rosa, è segretaria dell'associazione Radicali Abruzzo, l'associazione radicale abruzzese. E peraltro Liberi.tv ha seguito l'ultimo congresso che c'è stato e quindi troverete tutto quanto sul nostro sito con le relative interviste. E volevamo appunto parlare con Rosa dell'attività di questa associazione radicale, di quante persone è composta, di che si occupa e poi magari delle battaglie specifiche che il mondo appunto diciamo l'ambiente, il movimento radicale sta affrontando in sede nazionale e anche in sede locale sul territorio. Rosa, raccontaci un pochino di questa associazione. Allora, l'associazione è partita, almeno per quanto mi riguarda, insomma, un po' così, molto lentamente, nel senso che io non ho esperienza di quello come segretario, non ho esperienza in politica, quindi per me è una cosa totalmente nuova e come dicevo anche durante il congresso, è una cosa che sento anche molto come responsabilità. E per cui diciamo che non abbiamo fatto tante iniziative. Adesso stiamo partendo ho invitato Rita Bernardini a visitare il carcere di Castrogno in seguito ai suicidi che ci sono stati in questi giorni, di cui fra l'altro di una persona che io conoscevo, quindi insomma mi Ah, tocca aspetta, un po' Rosa, da vicino. prima di parlare delle Sì. battaglie specifiche, dimmi intanto quanti siete, Sì. dove sta collocata questa associazione, i riferimenti per poter conoscere le vostre attività, quindi che ne so, mail, siti e così via. Allora, siamo un'associazione composta da 25 iscritti. E poi c'è Severino Ingroni che è il presidente onorario. Oddio, gli indirizzi. Vabbè, c'è il sito Radicali No, web, Abruzzo. infatti quello è importante. Indirizzi intendevo web, scusa, l'ho dato per scontato. Sì. Sì, c'è il sito Radicali Abruzzo. E poi vabbè, c'è la mailing list per chi vuole contattarci, poi può essere tenuto costantemente aggiornato attraverso la mailing list. Perfetto. E poi vabbè, c'è il sito su Facebook, Radicali Abruzzo. Senti, per iscriversi, perché insomma anche questo è importante, come si deve fare? Diciamo anche questo, insomma, a questa associazione. Allora, c'è la possibilità di iscriversi tramite il sito. Oddio, Perfetto. sì. Sì, va E bene, è infatti importante, insomma, siamo che... stati anche poi contattati proprio tramite il sito ufficiale di Radicali Abruzzo. Abbiamo ricevuto diversi contatti, insomma. C'è una persona, fra l'altro, che adesso dovremo seguire un po'. Abbiamo fissato un appuntamento con l'avvocato di Nanna, perché lui ci ha contattato è stato denunciato per pedofilia e quindi è stata portata via la bambina. E lui ci ha contattato proprio tramite il sito di Radicali Abruzzo, quindi comunque è molto facile avvicinarsi a noi, insomma. È molto facile e quindi anche molto utile. Quindi, insomma, Sì. andiamo a parlare un pochino delle attività specifiche. Allora, mi accennavi prima della questione carceraria. Quindi il movimento Sì. radicale è mobilitato su tutto il territorio. Sì. E quindi intanto parliamo di quali carceri. In Abruzzo ci sono quali carceri e se ci sono state delle visite con Rita o con altri. Sì, allora in Abruzzo ci sono sei carceri in tutto.
Quello più importante, anche quello più grande e soprattutto quello dove c'è una situazione più pesante è proprio quello di Castrogno. Io personalmente ho visitato soltanto quello di San Donato a Pescara, fra l'altro in un momento anche molto tranquillo, nel senso che non c'era... Ci sono stati parecchi suicidi. Castrogno sì, Castrogno veramente ci sono, c'è una situazione... Ah no, mi confondevo con Sulmona, che anche lì c'è un carcere, se non sbaglio. Sì, sì, anche a Sulmona c'è un carcere. E quindi è venuta Rita da Roma, insomma, avete organizzato delle attività con lei? Sì, dunque Rita è venuta più volte, io personalmente non ero presente, insomma, l'ho invitata in questi giorni a visitarlo insieme a me, e in questo momento lei è, è impegnata, quindi non mi ha saputo dire quando questo sarà possibile, però spero a breve di poter andare insieme a lei, insomma. Senti, mi ricordo che al congresso si parlava anche di alcune attività che con il comune di Pescara, se non sbaglio, per quanto riguarda il registro delle coppie di fatto, qualcosa del genere. Sì. Allora lì... Ci sono stati avanzamenti, sì. Cosa avete fatto? No, diciamo che lì c'è una situazione un po' particolare, nel senso che è stata presentata questa... una proposta dal consigliere regionale di Rifondazione Comunista, però lui ci ha sconsigliato al momento di fare qualsiasi tipo di attività, perché potrebbe essere in qualsiasi momento cestinata. Diciamo che è una delibera che di fatto non è stata applicata, però il timore è quello che venga poi... cestinata, per cui poi bisogna ricominciare tutto quanto da capo. Il suo consiglio era quello di aspettare le prossime elezioni prima di muoversi, che poi saranno l'anno prossimo, quindi abbiamo deciso per il momento di lasciare un po' tranquilla la cosa. Senti, non so se sia la cosa migliore, però onestamente non mi sento visto che comunque è stata anche una battaglia sua, di interferire più di tanto, insomma, almeno per il momento. Certo, senti, ma attualmente la giunta di Pescara com'è composta? Cioè il sindaco, la giunta, cioè che colore è praticamente? Colore di destra, diciamo così, anche se comunque ci sono stati diversi rimpasti, perché c'è una situazione molto precaria. Si parla addirittura della possibilità di elezioni anticipate, insomma, stanno cercando un po' di tirare a campare fino alla fine. Questa per il momento è la situazione comunale. Ho capito. Senti, voi in Abruzzo siete l'unica associazione radicale, o ce ne sono altre con cui vi coordinate? C'è quella delle Marche, Radicali Marche, però non c'è stato molto contatto fino a questo momento. Mancanza sicuramente mia, nel senso che non mi sono... però sto ancora cercando di capire, insomma, come meglio muoversi. Certo, no. Senti, no, ti ho fatto questa domanda perché Liberi.tv è stata recentemente, qualche settimana fa, e appunto ci sta appunto tutta quanta la documentazione sul nostro sito, ad una riunione dell'associazione di Arezzo, che si chiama Libera Aperta, Associazione, sì, Radicale, e perché loro avevano organizzato una riunione, diciamo, con altre associazioni toscane, ma anche umbre, se non sbaglio, sì, ci stava anche Andrea Mauri, per cercare di instaurare una maggiore collaborazione, un coordinamento, non so come chiamarlo, insomma, un collegamento migliore per poter poi ovviamente affrontare le varie tematiche radicali in tutta la zona. Ecco, tu pensi, cioè, ecco, che cosa ne pensi di questa cosa? Pensi che possa essere utile? Era presente anche Michele Lucia, peraltro,
a questa organizzazione? Pensi che sia necessario un maggiore coordinamento, oppure magari qualsiasi ogni associazione debba più avere autonomia e agire per conto proprio? Ma oddio, per come sono abituata a muovermi io, sicuramente quando ci si muove insieme è anche più difficile coordinarsi da un certo punto di vista. Però da un'altra parte, soprattutto per quello che è la mia quasi nulla esperienza, penso che sia una cosa positiva quella di anche di appoggiarsi a associazioni che hanno più esperienza. Io non ne ho nessuna, quindi la vedo come una cosa positiva. Beh, insomma, tu sarai ovviamente anche supportata dalle altre, gli altri incarichi dell'associazione. Possiamo dire quali sono e chi appunto li ricopre? Allora, c'è Dario Boilini, che è il tesoriere, e c'è Giuseppe Ialonardi, che è il presidente. Poi ci sono altre persone che non hanno un ruolo determinato, come per esempio Mario Paparella, che però di fatto è anche quello che ci presta la sede, fra l'altro, dove ci riuniamo. Dove vi riunite? Importante, dove vi riunite? Noi tendenzialmente ci riuniamo presso gli uffici di Mario Paparella, che si trovano a San Buceto, in via Chiacchiaretta 37, così. Vabbè. Oppure presso lo studio dell'avvocato Vincenzo Di Nanna a Teramo, in modo da anche spostarci noi, cercare di anche di evitare di renderla una cosa locale, insomma, in fondo è un'associazione regionale, quindi certo. È anche bene che non abbia una sede fissa, precisa. Esatto. E poi c'è anche Renato Scimina, che è comunque anche la persona che si muove anche per conto suo, anche da solo, anche a questo progetto che sta portando avanti del teatro romano a Teramo. Ecco, spiegaci questo. E la situazione del teatro di Teramo è una situazione molto articolata. Io adesso non so se riesco a dare un'idea precisa. Comunque, sostanzialmente è successo che sulle rovine di un teatro romano sono stati costruiti due palazzi, e poi questi due palazzi dovevano essere demoliti, ma il comune ha combinato un po' di casini, insomma, alla fine sì, tipo che ha acquistato i palazzi, però ci sono rimaste due stanze che sono rimaste di proprietà del proprietario, appunto, e quindi non si è potuto procedere alla demolizione. Adesso pare che stia venendo fuori la volontà di non so se posso dirlo questo, comunque di non in realtà di non abbatterlo, ecco, non c'era una reale volontà di salvare questo teatro, che poi è al di là del fatto che Renato lo sente anche come una cosa sua, visto che è di Teramo, è patrimonio di tutti, insomma, è la nostra storia, quindi è un sito archeologico, ovviamente, insomma, dovrebbe essere. Sì, sì, sì. Quindi non è soltanto dei teramani, è di tutto l'Abruzzo, di tutta l'Italia, fa parte della nostra storia, insomma, quindi Senti Rosa, volevo farti una domanda per quanto riguarda, perché so che, insomma, mi sembra che quando era segretario Roberto Di Masci, insomma, c'è stato un certo interessamento anche per quanto riguarda la situazione, insomma, post terremoto dell'Aquila. Per quanto riguarda questa vicenda, soprattutto per quanto riguarda la prospettiva di una ricostruzione, ecco, come evolvono le cose? E voi come radicali siete stati interessati, vi siete interessati di qualche cosa? Beh, intanto Roberto Di Masci si era candidato con per il comune comunque dell'Aquila come consigliere comunale,
non è andata, non è stato eletto. Per cui ora non so lui personalmente come potrà condurre la battaglia. Sinceramente in questo momento non abbiamo una strategia precisa su questo. Ma voi abitando, diciamo, lì più o meno, insomma, nella regione, la ricostruzione, sì, diciamo, dell'Aquila, come la vedete? Come una cosa, insomma, possibile, imminente, una chimera, insomma? E soprattutto, ecco, una cosa che mi interessava chiederti, la, sì, situazione di coloro che stavano alloggiati nei vari alberghi e case lungo la costiera, insomma, in pratica, si è modificata? Sono voluti rientrare alcuni in possesso delle case, o insomma la situazione è oppure stabile, insomma, dire quasi stagnante? Beh, diciamo che per quanto riguarda la ricostruzione procede molto, molto lentamente comunque. Per quello che so io, un po' di persone sono rientrate, però so che ci sono un po', fra l'altro ho sentito in questi giorni che poi non ho seguito gli sviluppi, però so che il presidente della regione ha dato le dimissioni, Chiodi. Non so se poi sono state respinte da Monti, non ho seguito tutto. Però mi è arrivata questa notizia, insomma, delle dimissioni di Chiodi. Quindi, ho capito. Quindi, insomma, aspettiamo che si mettano in moto le macchine della ricostruzione in qualche modo per questa città, sperando soprattutto che la ricostruzione avvenga nel rispetto, insomma, della sicurezza. Perché io, insomma, più di una volta mi sono, diciamo, manifestato, mi sono espresso in modo un po' problematico, un po' perplesso per quanto riguarda le aspettative e le volontà di ricostruire in modo integrale dei centri storici, sì, magari cercando di tutelare quello che era l'aspetto, insomma, la morfologia, lo stile e così via, che poi è anche rispetto, sì, della cultura, insomma, locale, delle tradizioni, eccetera. Però magari alcune volte sono in zone che sono incompatibili con quelle che sono proprio la sicurezza da un punto di vista geologico, insomma, che sono sismiche, che sono un po' ballerine, insomma, ecco. E quindi, sì, mi chiedevo se poi, insomma, questa cosa effettivamente potesse essere un investimento proficuo per la sicurezza delle persone, o se magari invece fosse più conveniente magari delocalizzare magari le cose che effettivamente non si possono ricostruire in modo integrale, a parte che cosa è molto costoso, perché poi, insomma, ricostruire un centro storico antico, e soprattutto per quanto riguarda il luogo, se il luogo non è sicuro bisognerebbe, insomma, cercare di costruire almeno il nuovo con un valore aggiunto che è quello, insomma, della conoscenza del luogo, della geologia, che magari all'epoca in cui si costruì in modo originario non c'era, insomma, non credi? Per quanto riguarda il centro storico non ti so dire, so per certo che ci sono delle zone in cui hanno costruito cioè sopra una faglia, insomma, hanno costruito, quindi hanno costruito anche in zone, magari per quanto riguarda il centro storico forse in qualche modo si può recuperare. In fondo sono stati lì anche per secoli, insomma, le case, e fra l'altro i palazzi più antichi sono anche quelli che hanno resistito meglio mi ricordo che Pannella fece una battuta quando andò a visitare la zona rossa, disse: allora erano costruiti con dei criteri, insomma, i palazzi. Quelli che sono venuti giù sono soprattutto le zone nuove, la casa dello studente, che addirittura aveva proprio dei difetti, mancava un pilastro, insomma, era proprio costruito, e l'ospedale, che era praticamente nuovo, insomma. Ecco, per quanto riguarda la zona, sicuramente la zona nuova, ci sono delle zone dove non si sarebbe assolutamente dovuto costruire, per cui non ha proprio senso. Però secondo me il centro storico va recuperato.
questa è la mia personale opinione, anche perché appunto sempre per quel discorso che parte della nostra storia, insomma. Poi però insomma bisogna anche pensare che ci devono abitare delle persone dentro. Sì. Quindi insomma bisognerebbe anche fornire la cosa di una certa sicurezza. Io non so certo, quanto certo. Poi ricostruire, qua ci vorrebbe un tecnico, ricostruire un centro storico con dei requisiti antisismici rispettando certi criteri sia più o meno costoso. Certo l'Italia in questo periodo sta passando insomma un momento un po' bruttino per quanto riguarda l'economia, quindi insomma mi dispiace, ecco, soprattutto perché poi ecco anche se magari non sono più visibili tendopoli o cose simili, ci sono molti nuclei familiari che sono stati in qualche modo dai fatti, dalle necessità deportati altrove, insomma. Sì. Senti, Rosa, volevo chiederti un'altra cosa. Ovviamente, come tu sai, il Movimento Radicale è mobilitato in questo periodo sulla, per l'amnistia, per le carceri. Sì. Libri.tv ha seguito anche un convegno su questo a Rieti che c'è stato organizzato dalle Camere Penali. Ecco, per quanto riguarda ecco, un'opinione che ti volevo chiedere, diciamo, come radicale, pensi appunto che questa battaglia insomma riesca a essere incisiva? Ci sono dei modi, insomma, ci sono delle risposte in qualche modo da anche altri partiti, anche in sede locale, appunto dove stai tu, oppure vedi, insomma, pensi che siamo un po' da un punto di vista di trasmissione e di sensibilità su questo da parte di altri gruppi politici a un punto zero? Sensibilità io credo che ce ne sia poca, anche perché il tema della giustizia, delle carceri è un tema impopolare, non a caso viene evitato dalla politica, proprio perché non porta voti, perché non porta... molti cioè, rischiano di rimetterci la popolarità, quindi è inevitabile che sia un tema ostico, però nello stesso tempo è fondamentale e questo dobbiamo assolutamente trovare il modo di farlo, soprattutto di farlo capire alla gente, perché io penso che la politica poi debba in qualche modo adeguarsi se vede una risposta dal basso. Ecco, io penso questo, su questo secondo me dobbiamo battere molto, cercare di aiutare la gente a capirlo, che è la cosa più difficile, perché poi basta accendere la televisione e sentire chi ha ucciso, chi ha stuprato, cioè dobbiamo anche combattere contro un'informazione che invece va da tutt'altra parte. Non lo so, sinceramente io mi affido poco alla politica sotto questo aspetto, anche se c'è anche una parte importante, infatti, però è dalla gente comune che deve partire, per come la vedo io, quindi anche l'iniziativa di volantinaggio, di informazione, di... Queste io le vedo come cose fondamentali. Forse sbaglierò, però insomma. No, per carità. Forse sarebbe anche utile coinvolgere un po', diciamo, tutto quella risorsa, umanamente parlando, anche diciamo drammaticamente toccata da questo aspetto, che sono tutti, diciamo, i familiari e i conoscenza, i parenti delle persone sì. Che stanno in carcere. Sì, sicuramente, però mi veniva in mente anche un altro gruppo che si può coinvolgere, che è quello degli imprenditori. Non a caso questa iniziativa di Ossigeno alle Imprese, c'è anche un aspetto sull'amnistia, cioè far capire anche agli imprenditori che se non si sblocca la situazione di arretrato di processi, questo tocca anche l'economia, quindi tocca anche loro, tocca a noi, tocca a tutti quanti. Però sì, anche coinvolgere le famiglie
dei detenuti. Infatti, riparlando di questa persona che io conosco, cioè anche loro sto cercando in qualche modo di coinvolgere, perché non riescono a credere a quello che è successo al loro congiunto, però nello stesso tempo non riesco neanche a trovare il modo di reagire. Li vedo un po' rassegnati, un po' fatalisti, no? Sì, certo, quando si è coinvolti, diciamo, si è traumatizzati da una vicenda familiare così, non si riesce neanche a trovare la forza, neanche appunto se si è parenti, non si è toccati in prima persona, che poi insomma è un portato che tocca anche lì drammaticamente, anche se non stia in carcere, perché ricordiamo che le famiglie dei detenuti devono svolgere viaggi, perché magari con il trasferimento dei detenuti si devono sottoporre, e poi spesso sono ceti poco abbienti, quindi è anche costoso, per non parlare delle attese, per non parlare delle code, per non parlare delle perquisizioni, insomma sono delle mortificazioni continue, e occorre una grande forza interiore per cercare di uscire da questa condizione. E parlando di forza interiore e di voglia di ricominciare e di riprendere una vita e una dignità, mi viene in mente Natascia Berardinucci, che tu conosci benissimo, che abbiamo seguito in passato per la sua vicenda, per la quale appunto per un'accusa di stalking è finita addirittura in un OPG per una ventina di giorni, se non sbaglio, e poi detenzione e così via. Sì. Una vicenda allucinante che abbiamo seguito e che appunto si può trovare appunto su YouTube, in quanto appunto l'ho intervistata, e che appunto il link era con il fatto che ha dimostrato e dimostra tuttora una forza d'animo veramente ammirevole, che magari insomma fosse comune a tutti, non credi anche tu? Sì, certo. Io Natascia, fra l'altro, l'ho rincontrata proprio grazie all'intervista che hai fatto tu, perché noi ci siamo conosciute 20 anni fa, quando lei ancora non sapeva, sì, più o meno, no, forse 20 anni fa è un po' troppo, scusami. Vabbè, e nel 2001, esagerato. Mi sembra che sia passato tanto tempo. Lei ancora non sapeva allora di avere il Parkinson. Poi ci siamo perse di vista e ho saputo quello che le è successo proprio grazie a te, perché io, come ti dissi anche al congresso, mi sono sempre tenuta lontana dalla cronaca locale, ho sempre seguito poco. Però in quel caso ho veramente rimpianto di non averlo fatto, perché avrei saputo forse quello che le stava accadendo anche prima. Fra l'altro Natascia sta ricorrendo alla Corte Europea dei Diritti Umani a Strasburgo, chiederà la revisione del processo, ha fatto partire una denuncia per il farmaco che ha utilizzato e che ha causato in parte quello che le è successo. Dico in parte perché in parte è stato causato dalla nostra giustizia, insomma dal modo troppo disinvolto che ha la nostra magistratura anche di agire, sapendo che comunque male che va non paga niente comunque. Sì, no, per tutti coloro che ci seguono invitiamo, a se vogliono appunto approfondire questa cosa, a seguire le due interviste che le ho fatto, perché è una cosa che si è ovviamente consumata in un ambito locale, ma è di una mostruosità che travalica ovviamente l'aspetto personale, individuale, ed è veramente una cosa terribile, una mostruosità giuridica, oltre che ovviamente un dramma da un punto di vista personale. E Rosa, il nostro tempo è scaduto, io ti ringrazio di questa tua partecipazione e ti chiedo ovviamente di tenerci aggiornati sulle attività che farà l'Associazione Radicali Abruzzo, che vedremo appunto di organizzarci in caso appunto di eventi
e di poter anche seguire, come abbiamo fatto, come ho fatto per il congresso che si è tenuto a Pescara qualche mese fa. E quindi niente, io ti faccio tanti auguri per questa associazione, per la tua, ovviamente, per il tuo incarico di segretario, che, come ti ho detto, che sei una neofita, ma insomma si fa esperienza anche su quello, sul campo, non ci sono problemi, insomma. E ti ringrazio, ti saluto e ti invito poi dopo a seguire anche questa trasmissione e le altre che abbiamo fatto sul nostro canale e sul nostro sito di libri.tv. Grazie ancora, Rosa. Grazie a tutti, grazie Gianni. Ciao, ciao. Ciao.